Anche tu hai subito delle particolari attenzioni da parte di questo docente. Mi racconti che cosa è successo? Allora, praticamente nel primo anno di scuola superiore, io ero in questa classe. Durante l'anno assistivo comunque a questo professore che chiamava, insomma, dava degli aggettivi dispregiativi ai miei compagni di classe, o comunque alle persone con problemi, deficit, insomma, in qualche modo. E quindi già questo non era bello in sé. Poi, durante l'anno, durante l'esercitazione, i compiti in classe, cioè, si sedeva vicino a me, faceva spostare la mia compagna di banco, mi metteva la mano sulla schiena e pian piano scendeva. Questo ovviamente è successo più volte. E poi, quando io cercavo di evitare il contatto, in qualche modo muovendomi senza poter far nulla perché non riuscivo a fare nulla, a dire nulla, praticamente lui cercava di avvolgermi dopo, cioè una volta che evitava il contatto, quindi toglieva la mano, poi dopo cercava di avvolgermi spiegandomi le cose, cercando di indicare qualcosa sul foglio, però invece cercava di toccarmi il seno. Ripeto, questo è successo più volte durante l'arco di tutto l'anno, perché io sono stata un anno pieno lì, e alla fine dell'anno, io ovviamente prima di quel fatto accaduto alla fine dell'anno non sono riuscita a dire nulla, a fare nulla neanche con i miei compagni di classe in realtà, con i miei genitori altrettanto, e proprio alla fine dell'anno, quando è successo che il professore ha chiamato la mia compagna di classe per andare a firmare il Programma. programma di fine anno, ha chiesto a lei una foto del seno per una sufficienza perché lei andava male in matematica. E quindi nulla, quando è venuta la mia compagna a dirlo, io sono andata con lei perché ho detto anche io quello che mi era capitato. Siamo andati dalla preside, la preside si è messa a ridere, poi io parlando con la mia compagna mi ha detto che in seguito poi l'ha aiutata a denunciare, anche se adesso non è questo quello che dice lei. Però io ho deciso comunque di andarmene, perché vedendo la reazione della preside, vedendo che comunque non era, cioè nel senso non ci aiutava in qualche modo, me ne sono Hai andata e ho preferito cambiare preferito, scuola. sì, ho Senti, preferito cambiare scuola. Quindi perché oggi sei questo. qui? Perché io sono d'accordo con quello che sta succedendo a scuola, sono favorevole a questa occupazione, sono contenta che siamo qui ancora il secondo giorno che sono qui e fin quando potrò io aiuterò tranquillamente tutti quanti. Quindi sono d'accordo a questo e basta, cioè nel senso penso sia giusto Ma perché non hai è denunciato quanto è questo. accaduto in maniera, diciamo, più alle autorità? Perché ormai sono esterna a questa situazione, quindi non cioè, ripeto, io non vedo questa persona da molto tempo, anche se in me un trauma piccolo è rimasto, perché anche quando un mio amico cerca di Cioè, no, cerca, mi abbraccia, comunque per sbaglio anche mi sfiora un fianco, io mi sento a disagio e faccio lo stesso movimento che facevo 5 anni fa con il Senti, professore. questo ha cambiato il tuo atteggiamento nei riguardi dei professori, degli uomini in genere, insomma? Sì e no, perché non tutti, cioè io poi sono una persona che, nonostante la mia età, capisce. Che le persone, quindi vedo comunque in base a come si comportano, io mi comporto. Se vedo che inizialmente non hanno nessun atteggiamento, non guardano, non fanno, non dicono, io sono tranquilla. Però se vedo qualcosa, io proprio evito anche il contatto, il di parlarci in qualche modo, sì. Questo, ma anche con le donne, perché se vedo che, ma non solo per le molestie fisiche, proprio anche per le molestie verbali, perché non sono sempre gli uomini, anche le donne stesse. Quindi.